Continuiamo con la barra modifica solidi di AutoCAD. L'ultima volta abbiamo visto il comando estrudi facce, oggi continuiamo con gli altri comandi. Il primo che andiamo a conoscere è questo sposta facce che troviamo subito dopo estrudi. Allora basta selezionare intuitivamente una faccia, questa per esempio, dare invio e indicarne con il mouse o con la tastiera l'entità dello spostamento di questa faccia. Osservate che si è spostata. La faccia indicata si è spostata dell'entità che abbiamo inserito da tastiera o da mouse. Altro esempio, seleziono quest'altra faccia, invio, gli dico di spostarsi di questa entità e questo permette di spostare la faccia. Diciamo che questo non è che sia una cosa nuova, visto che lo stesso risultato si può ottenere con estrudi facce oppure con premi e trascina, semplicemente cliccando. Vediamo invece l'utilità se noi selezioniamo un foro che potrebbe essere l'esempio di una finestra in un muro. Eccolo qua. Nel nostro caso andiamo a selezionare con il comando sposta facce, selezioniamo tutte le facce interne, le prime due le ho già selezionate, mi sposto con Shift rotellina, selezioniamo le altre due. Eccole qua. In questo caso do invio, clicco il punto base di spostamento, e poi do l'entità. Quindi osservate che in questo caso il comando mi è tornato molto utile per lo spostamento di un foro. Vale lo stesso per questo foro circolare. Selezioniamo la parte interna, poi la parte centrale e spostiamo eventualmente il nostro foro. Andiamo avanti con il comando offset facce, equivale al suo fratello offset bidimensionale che si trova nella barra strumenti modifica di AutoCAD. Vediamo cosa succede. Anche qui è importante la selezione delle facce, quindi selezioniamo tutte le facce all'interno. Mi sto sempre spostando con il tasto della rotellina premuto e anche quello di Shift. Ok, le facce sono state selezionate, do invio. Attenti, se io do un valore negativo, il foro si allarga, quindi do un meno 5. Osservate che adesso la mia finestra si è allargata in tutti i suoi lati di 5 unità. Se invece voglio restringerla, non farò altro che rifare la procedura e dare un valore positivo. Allora andiamo a riprovare. Offset 1 e una 2, poi ci spostiamo. 3 e una 4. Do, che so, 4, quindi il foro diventerà più piccolo. Tutte e quattro le facce si sono spostate verso l'interno, quindi di 4 unità positive, quindi il foro si è ristretto. Prossimo comando che andiamo a valutare è il cancella facce. Praticamente anche qui, se voglio cancellare questo foro, seleziono le facce interne e do invio. Stessa cosa per quanto concerne quest'altro. Prendo le facce tutte questa volta e do invio. Ecco che ha cancellato i miei fori sulla piastra. Chiaro anche cosa fa questo cancella facce, ruota facce. Andiamo a vedere anche questo comando. Selezioniamo questa faccia, do invio. Mi sta chiedendo specificare un punto o un asse di rotazione. Quindi io adesso decido un asse, che potrebbe essere questo, dipende ovviamente dalle intenzioni, sul quale ruoterà la mia faccia. Do invio, adesso do un angolo, per esempio positivo di 30.